Venerdì 31 luglio nel Santuario della Madonna delle Grazie in via San Francesco a Pesaro, Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino ha organizzato un evento pubblico di presentazione e inaugurazione del lavoro appena completato di restauro e ripulitura del tempietto che racchiude l'icona della Beata Vergine delle Grazie che viene così restituito alla città nel suo originario splendore. Segretario, un evento pubblico di presentazione e inaugurazione del lavoro di restauro del tempietto della Madonna. Sì, un segnale importante per Confartigianato Ancona Pesaro Urbino. L'idea è quella di valorizzare un tempio così importante della Madonna delle Grazie per cui Pesaro è così legata, è un dono alla città di Pesaro. Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino rappresenta ovviamente imprese, imprenditori, ma persone, quindi comunità. In questo momento per la comunità di Pesaro e della provincia di Pesaro, così fortemente provata in questa era Covid, è un segnale importante che noi volevamo offrire per evidenziare la vicinanza che la nostra associazione ha a questo territorio. La Madonna delle Grazie è iniziata nel 1469 quando Alessandro Sforza, trovandosi a Roma, ordinò di fare una copia. È importante perché dà risalto al santuario della Madonna delle Grazie, ecco, che è un po' la chiesa madre un po' di Pesaro, no? La chiesa che tutti i pesaresi conoscono e apprezzano, per cui credo che sia una cosa molto buona, molto importante, ecco. E proprio la manutenzione, l'efficienza, ecco, del santuario. Che cosa ricorda la Madonna per i pesaresi? Ricorda il cammino che la Madonna ha fatto insieme con loro nei secoli praticamente. Ogni volta che c'era un problema, una difficoltà, una calamità, pestilenze, eccetera, no? Ecco, i pesaresi ricorrono sempre alla Madonna delle Grazie e direi che hanno avuto anche delle risposte molto importanti, molto forti, ecco, durante il cammino dei secoli, ecco. Dal 1469 che è stato fatto il quadro e poi è venuto qui a Pesaro, ecco, penso che è sempre stato vicino ai pesaresi, ecco. Soprattutto una valenza importante in questo periodo del Covid, legato soprattutto alla pandemia. Anche questa, sì, anche in questa pandemia, ecco, molti sono venuti a pregare la Madonna, il Vescovo è venuto a recitare il Rosario insieme con il sindaco e l'autorità. Ecco, e praticamente, ecco, si è sentito come il bisogno di ricorrere a lei, perché da soli non ce la facevamo, ecco. Sindaco, quanto è importante ridare alla città di Pesaro un restauro dove i pesaresi sono anche molto legati da anni? Sì, la Madonna delle Grazie è sempre stato un riferimento per i pesaresi nei momenti peggiori nella storia, proprio si riferivano a lei per trovare una speranza. È successa la stessa cosa durante il periodo del Covid, nel quale tanti pesaresi sono rivolti a lei pregando, ed è stato commovente il momento di preghiera del Vescovo, al quale ho partecipato come sindaco in rappresentanza della città, proprio all'apice dell'emergenza sanitaria. E quindi il fatto che oggi venga inaugurata l'opera restaurata, con un restauro che era partito prima del Covid, è davvero una bella, rende questa giornata davvero molto bella. Quindi un grazie alla Confartigianato che ha fatto quest'opera e agli artigiani che con le loro mani hanno fatto riemergere la luce della quale abbiamo bisogno per costruire un percorso di rinascita nuovo. Il progetto per la restaurazione del tempietto è partito circa un anno fa. Quanto è stato importante il lavoro di squadra della Confartigianato? Sì, è un lavoro molto importante che con il segretario generale Marco Pierpaoli di Confartigianato Impresa Ancona Pesaro Urbino abbiamo voluto proprio avviare per dare un segnale forte di vicinanza e di speranza alla città di Pesaro. E ovviamente abbiamo chiesto subito aiuto ai nostri artigiani che si sono sentiti proprio di buttarsi in quest'opera nonostante gli impegni e nonostante il fatto che dovevano recuperare il tempo di chiusura del Covid. Quindi
diciamo, nonostante tutto, hanno voluto proprio buttare il cuore oltre l'ostacolo ed essere protagonisti di quest'opera di restauro, che devo dire ha dato un grande risultato, perché lo vedremo fra poco alla scopertura dell'immagine. Ci ha regalato anche la sorpresa di una scoperta che la restauratrice Giorgia Gili insieme a Enrico Mancini hanno fatto, ripulendo la parte alta del tempietto, di una luce particolare, di un bronzo che non era, che non sapevamo ci fosse, quindi è una cosa straordinaria che risulta proprio il risultato del lavoro di questi straordinari artigiani che con le mani però tirano fuori il cuore, perché poi è sempre così. Quindi ecco, quello che vogliamo dare come segnale alla città di Pesaro è un tempio che racchiude l'immagine della Madonna delle Grazie, nostra protettrice di Pesaro e di tutto il territorio della diocesi, ma quindi è un tempio che racchiude il cuore degli artigiani e della Confartigianato. Quindi grazie a tutti quelli che hanno collaborato, grazie ai padri Servi di Maria che ci hanno ospitato in questi lunghi mesi, e diciamo è anche interessante il segnale che attraverso questo lavoro arriva alla città, perché quando abbiamo cominciato il Covid non c'era, assolutamente non era nelle previsioni ovviamente di nessuno, ma durante il lavoro si è manifestata anche questa emergenza. Teniamo conto che la Madonna delle Grazie ha salvato Pesaro non solo dai terremoti e dalle calamità naturali, ma anche dal colera e dalla peste, quindi è proprio l'immagine a cui vogliamo chiedere nuovamente la nostra salvezza, quindi che ci aiuterà anche per l'incognita dei prossimi mesi, che ci auguriamo non siano più terribili come quelli che abbiamo passato, ma ecco, vogliamo chiedere oggi alla Madonna anche questo aiuto da parte di tutti, e per gli artigiani, per la Confartigianato. Dottoressa, come si è sviluppato il restauro del tempietto? Allora, l'intervento ha interessato prevalentemente la parte superiore, dove c'era uno sporco importante, tanto che addirittura i capitelli, che sono quelli più evidenti, no? Bianchi, erano completamente neri. Quindi c'era uno sporco depositato dovuto ai bocchettoni dell'aria calda, insomma. Quindi, e poi è il luogo dove generalmente non si pulisce mai, perché è troppo in alto. Mentre la parte bassa era quella più pulita, e quindi ecco, l'intervento, ripeto, ha interessato prevalentemente la parte del timpano, dei capitelli e della lunetta sopra proprio l'immagine della Madonna. È lì che si è apparso proprio un'immagine straordinaria. Quando siamo andati a fare delle prove di pulitura, ci aspettavamo un semplice stucco, perché la colomba era colorata di bianco e lo sfondo completamente nero, così come la scritta "Nos protege", lo sfondo era nero, però si intravedeva sotto questa, in questo caso, porporina. E quindi l'intervento è stato completamente a bisturi, e abbiamo rimosso queste vernici e sotto si è aperto questo meraviglioso alto rilievo in bronzo, e bronzo dorato, quindi che appunto possiamo ammirare adesso. Quindi proprio, no, voler simboleggiare questa luce che la Madonnina appunto vuole propagare a tutti noi, ecco, probabilmente un messaggio post-Covid.
Quanto tempo è stato impiegato per il restauro? Tre settimane all'incirca, tre settimane e mezzo, sì. Quindi, ma perché appunto l'intervento poi è stato prevalentemente a bisturi, quindi insomma richiede molta precisione, molta attenzione per non asportare poi la duratura, non graffiare il metallo, insomma, quindi e poi abbiamo ritrovato anche un intervento precedente al nostro, probabilmente fatto da gente, magari muratori probabilmente, che quindi non hanno le accortezze di noi professionisti, ecco, noi stiamo attenti anche alle stuccature che siano sotto squadra, insomma, c'è molta attenzione, molta precisione e quindi schizzi di malta ovunque. Però insomma alla fine con passione si riesce a fare tutto e a fare talvolta anche i miracoli. Dunque, per la sua azienda quanto è stato importante seguire passo dopo passo questi lavori della restaurazione? Beh, questo restauro è stato veramente un lavoro importante. È un lavoro importante perché è uno di quei lavori che danno soddisfazione per la tipologia di lavoro e danno soddisfazione anche per il significato profondo che hanno. Quindi quando il segretario generale Marco Pierpaoli mi ha proposto questo lavoro, ho subito di slancio accettato e mi sono subito messo all'opera per cercare di realizzarlo nel miglior modo possibile. E in particolare questo restauro è stato anche non privo di sorprese, perché durante queste fasi e durante i saggi ci si è accorti che alcune parti erano state ricoperte maldestramente di pittura in acrilico nero. E da un approfondimento di questi sondaggi è risultato che in realtà il materiale coperto era un bronzo dorato, molto bello, e in pratica è stato restituito alla città e all'opera il valore originale in tutto il suo splendore.